Sono stato un po' sollecitato anche da quello che diceva padre Beber, perché parte prima quando eravamo di là mi ha raccontato una cosa e mi ha colpito molto, perché mi diceva dei suoi confratelli camilliani in Olanda che gestiscono una casa di riposo e che quando questi anziani vanno a questa casa di riposo spesso pensano di andare lì per morire e invece per la cura che hanno questi suoi confratelli, a queste persone, questi anziani riprendono vita e hanno ancora del tempo davanti, di una vita dignitosa. Per cui volevo ripartire di qui perché secondo me è proprio il punto più importante, perché un po' perché mi sollecitava anche il titolo del meeting, no? Cioè di riguadagnare quello che abbiamo ereditato dai nostri padri. E cosa abbiamo ereditato dai nostri padri? Abbiamo ereditato un certo modo di guardare le persone, no? E questo modo di guardare le persone, che per noi può sembrare scontato, è proprio il nucleo principale per noi che ci occupiamo della cura della persona. Perché se non ripartiamo di lì, si rischia di affidare a dei protocolli o a delle procedure qualcosa che le procedure e i protocolli non possono dare. Perché appunto oggi secondo me c'è una crisi, è una crisi di responsabilità da parte di chi opera con le persone, perché appunto c'è come una mancanza di scopo. E io parto da qui anche per descrivere, io sono diventato presidente di questa azienda che si chiama Montedomini, che già dal nome si capisce che ha un'origine cristiana, no? Infatti, dove c'è oggi la struttura di Montedomini, c'erano due conventi di suore e questa azienda, di cui io sono presidente da un paio d'anni, in particolare si occupa di anziani. È un po' come il polo che il Comune di Firenze ha diciamo, come braccio operativo per l'assistenza agli anziani della città di Firenze. E appunto pensando proprio a Montedomini e alla sua storia e soprattutto al fatto che Montedomini è molto legato alla città di Firenze. Firenze ha una tradizione molto importante sull'assistenza perché oltre alle opere d'arte che tutti conosciamo, gli istituti di assistenza sono loro stessi delle opere d'arte perché spesso sono stati costruiti da architetti importanti. Cito solo l'Istituto degli Innocenti, che forse molti conoscono, che è stato fatto da Brunelleschi, che è lo stesso che ha fatto il Duomo di Firenze. Oppure l'ospedale di Santa Maria Nova, che è stato fondato alla fine del 1200, ed è stato voluto dalla balia di Beatrice, che era l'amata di Dante della Divina Commedia, e Folco Portinari, che era il suo babbo, dette i soldi per costruire questo ospedale, che fra l'altro è ancora funzionante nel centro di Firenze. Se andate nel centro di Firenze c'è Santa Maria Nova, che è un edificio bellissimo e ha delle opere d'arte importantissime al suo interno ed è tuttora funzionante come uno degli ospedali più importanti della città. Ecco, tutta questa tradizione di opere assistenziali, un'altra opera importante è la Misericordia di Firenze, non so se l'avete mai sentito dire, che a Firenze quando passa l'ambulanza si dice passa la Misericordia, no? E anche questa è un'istituzione che dal 1244 esiste e funziona e ancora oggi svolge un servizio importantissimo per la città. Ecco, Montedomini si colloca all'interno di tutte queste istituzioni che oltre appunto ad essere un patrimonio, Firenze è un patrimonio artistico, ma anche un grande patrimonio di assistenza. E questo patrimonio nasce perché chi ha iniziato queste opere aveva proprio l'idea che la persona fosse la cosa più importante da curare, cioè che il malato, fondamentalmente, il malato, quello che aveva bisogno, era Cristo stesso, quindi andava trattato come fosse qualcosa da adorare.
Infatti all'Istituto degli Innocenti, quando veniva lasciato un bambino nella ruota, perché all'istituto c'era una ruota in cui le mamme mettevano i bambini, girava e andava all'interno dove c'era qualcuno che prendeva questi bambini orfani, e le suore, come primo gesto, quando prendevano questi bambini lasciati dalle mamme disgraziate, li mettevano in una mangiatoia con le statue di Maria, Giuseppe, il bue e l'asinello, proprio per significare che quel bambino era Gesù stesso, per cui veniva preso con questa coscienza. E secondo me questa coscienza è quella che innanzitutto va recuperata, per recuperare il valore di quello che facciamo, cioè di perché vale la pena curare una persona. Vale la pena curare una persona perché è Dio stesso che chiede aiuto, e per questo ci vuole tutta l'attenzione possibile. Questo lo dico perché anche di fronte a tutta l'innovazione tecnologica che possiamo mettere in campo, se non c'è questa partenza si può creare dei disastri, cioè si può creare delle solitudini laddove si voleva invece evitare la solitudine. Un'altra cosa si diceva prima, e fra l'altro mi viene in mente nel messaggio del Papa al meeting di quest'anno, non so se l'avete visto, ma ha detto che uno dei pericoli più gravi che oggi noi corriamo è l'Alzheimer spirituale, ha detto, cioè che noi abbiamo una demenza proprio nello spirito, non nel fisico, cioè che uno può essere anche in salute, ma se è depresso poi si ammala, per cui si diceva prima che uno dei mali più presenti nella nostra società è proprio la solitudine. Lo diceva anche Gentiloni prima all'incontro, che le percentuali di famiglie mononucleari stanno aumentando tantissimo, addirittura credo in Italia si arrivi al 46% e le famiglie sono composte da un componente solo, per cui pensate, quando si arriva ad avere un componente solo che arriva anche a una certa età, pensate che il problema diventa. Per cui, tenendo presente tutte queste cose, noi come Montedomini, che ci occupiamo di anziani, la prima cosa che abbiamo pensato è proprio questo: cosa possiamo fare per gli anziani soli? E allora abbiamo chiamato a raccolta un po' tutte le associazioni di volontariato che si occupano di anziani, e ci siamo messi intorno a un tavolo. È nato un progetto e l'abbiamo denominato Soli Mai, e che era proprio ed è stato proprio il tentativo di cercare di dare una compagnia attraverso il volontariato, quindi nemmeno con dei costi, che poi appunto ci sono state anche delle istituzioni che poi ci hanno sostenuto anche sui costi, ma è stato interessante perché è partito verso dicembre. E ora ci sono già 40 volontari che nella città vanno a cercare di far compagnia a 40 anziani. E fra l'altro sono storie bellissime, che abbiamo scoperto alcune situazioni veramente di solitudine estrema, là dove ci sono anche dei figli che stanno magari anche non tanto lontani dai loro genitori e che non vanno mai a trovarli. E con questi volontari è nato un rapporto per cui questi anziani si sono sentiti guardati per la prima volta forse da tanto, e sono stati contenti perché c'era qualcuno che pensava a loro. Un'altra cosa su cui stiamo lavorando, un po' rispondendo anche a quello che mi chiedeva Luigi, è un altro progetto. Qui entra in campo un po' più la tecnologia, perché attraverso il nostro comitato scientifico, che è fatto da due professori importanti, il professor Marchionni, che è un geriatra importante, e il professor Andrea Ungar, stiamo lavorando a un progetto per cercare appunto, insieme a questo progetto Soli Mai, di cercare di avere anche un monitoraggio sui dati fisiologici degli anziani a casa, per cui l'idea è di mettere delle attrezzature a domicilio. In particolare faremo una ricerca su 60 anziani a domicilio, anziani che hanno avuto già dei ricoveri ospedalieri,
sui quali saranno messe queste attrezzature a domicilio per monitorare i valori vitali, in modo che 24 ore su 24 abbiamo i dati in tempo reale che potranno dare, nei casi in cui ci sia delle divergenze da una normalità, anche degli allarmi, per cui da sollecitare l'intervento anche di persone sul posto. Però questo è un progetto ambizioso che si chiama Remote Care. Insieme a questi professori siamo andati sia negli Stati Uniti sia in Israele a vedere appunto anche queste tecnologie avanzate e abbiamo scoperto che ci sono tante cose su questo, per cui questo anche io il prossimo anno racconterò poi se questa cosa è andata avanti. Diciamo che il progetto, ho detto prima, Solimai non è che ha la pretesa di risolvere il problema della salute degli anziani. Lo dicevo però che spesso un anziano lasciato solo si deprime, quindi è più facile che si ammali. Abbiamo una pressione sui pronto soccorsi o degli ospedali, spesso perché anziani da soli non sanno a chi rivolgersi, per cui la prima cosa che fanno vanno al pronto soccorso dell'ospedale, quando magari con una piccola relazione con una persona o anche con un volontario magari potrebbe essere invece trovata una soluzione diversa. Per cui la cosa che secondo me è importante è che secondo me noi bisogna mettere in campo una creatività nuova, cioè per cercare di dare risposte diverse, perché noi secondo me ci siamo abituati a una sanità che dà sempre le stesse risposte. Per esempio l'ospedale, un ricovero all'ospedale costa un'esagerazione. Allora dico, siccome nel nord Europa stanno facendo sperimentazioni per curare alcune malattie a domicilio, questo secondo me è un modo che magari ti mette in campo della tecnologia, però ti fa risparmiare il ricovero ospedaliero. Quindi io so, per esempio, in certi paesi la frattura del femore viene già fatta a casa, viene curata a casa, cioè il paziente si rompe il femore, resta a casa sua e viene curato a domicilio. Quindi secondo me ci vuole una dose di creatività e di capacità di pensare qualcosa di nuovo, perché spesso andando avanti con lo stesso sistema e credo che nel privato ancora di più, perché il privato è più flessibile, è più elastico, quindi può trovare anche soluzioni diverse rispetto a un pubblico che è un po' ingessato e che prima di portare un cambiamento ci vogliono, cioè, le fatiche di Ercole, no? Per cui penso veramente che ora sia un momento, siccome c'è una scarsità di risorse e anche una crisi culturale da una parte, di riprendere in mano culturalmente il significato della cura della persona e dall'altro però anche cercare di sperimentare cose nuove, in modo che anche nel privato si possa far vedere che si può trovare delle soluzioni magari anche a costo minore che sono più efficienti di quelle tradizionali. Io la vedo come una risorsa, la possibilità dell'accesso all'informazione, perché secondo me, io penso che i giovani, se sono intelligenti, sanno distinguere qual è la fonte buona dalla fonte cattiva, e perché penso che comunque, io ho dei genitori anziani, se guardano il telegiornale forse sono più influenzati loro di un giovane di oggi, perché forse il giovane di oggi, avendo più canali informativi, sa vedere anche che spesso vengano date notizie discordanti. Io ho l'esempio, ieri c'è stato il funerale di quel ragazzo di Scandicci, non so se l'avete visto, no? Quello che è morto vicino a Barcellona, e il parroco che ha celebrato il funerale è mio fratello, che si chiama Giovanni Paccosi, l'hanno chiamato Vincenzo Russo, no? Per cui se uno legge la notizia dice quello è Don Vincenzo Russo, invece si chiama Don Giovanni. Oppure hanno detto che un altro sacerdote era amico d'infanzia di questo ragazzo che è morto, e non era vero assolutamente. Però dico, se uno fa queste esperienze capisce anche che deve prendere con le molle le informazioni che arrivano. Quindi penso che se i ragazzi sono intelligenti, così come noi, sappiamo anche discernere
Certo, se uno è grullo, come si dice a Firenze, beve tutto, però penso che invece la possibilità di avere più informazioni, penso invece sia la possibilità anche di capire che ci possono essere informazioni che vengono date per uno scopo e altre per un altro, e quindi uno comincia a usare la testa, per cui non la vedo negativamente la possibilità di avere informazioni. Certo, lì bisogna, allora, rispetto ai ragazzi, io non so se i genitori sono capaci, no, perché poi ci sono tutte le difficoltà dei genitori come degli insegnanti, no? Però si farà il possibile. Però penso che appunto quello che vince è che l'informazione sia giusta, sia del medico che trovata su internet, no? Perché se è fasulla allora è un problema. Quest'estate ho letto un libro che si chiama Dal temperamento un metodo di Giussani, no? E a un certo punto lui dice questo, che c'entra con quello che chiedevi te, perché dice: nell'uomo di oggi è sentito molto il compito, per cui per esempio nella sanità c'è uno sviluppo di applicazione, di impegno scientifico grandissimo per uno scopo, quello di riuscire a vincere le malattie. Laddove è impossibile vincere le malattie, non ci si cura più dell'uomo, lo si sbatte a casa. Invece lo scopo della sanità, cioè lo sguardo attento al bisogno fisico dell'uomo, è una cura di lui, una cura della persona. Se la persona può essere guarita, Dio sia lodato. Se deve morire, a maggior ragione ho questa cura, perché c'è una cosa sotto, l'amore a questa persona. La sanità a cui si riconduce la medicina oggi non è un amore maggiore all'uomo, ma una soddisfazione maggiore dell'uomo, carico di pretesa e di supponenza. È la volontà violenta con cui l'uomo vuol possedere e dominare le cose, che non ci sia niente che lo fermi nella sua potenza. Invece la morte arriverà sempre. Allora, laddove la morte diventa una prospettiva vicina e immediata, tutti se ne lavano le mani. La società se ne lava le mani e declassa l'attenzione a chi ne ha bisogno per essere aiutata ad arrivare fino alla morte. La declassa in assistenza sociale. Volevo leggere questo perché secondo me dice bene, no? Cioè dice che finché noi con la nostra misura diciamo che la vita ha dignità, allora fino a quel punto può vivere. Quando noi con la nostra misura diciamo che non ha più dignità, diciamo che può anche morire. Ma la dignità chi la decide? La dignità la decide il fatto che c'è vita, e la vita va sempre salvata. Io ho l'esperienza ora di un mio amico malato di SLA, che da 2 anni praticamente ha perso l'uso di tutto il corpo, e lui sta vivendo questa cosa con serenità e con forza, perché tutti i giorni, ogni istante lo vive istante per istante combattendo, perché sa che la vita sua è quella, cioè vive l'istante per istante, e lui è lucidissimo e non muove più niente. Però la dignità della sua persona è che lui c'è e che lui vuole vivere e vuole affrontarla fino in fondo quella cosa lì. Certo, sa benissimo che ci può essere un accanimento terapeutico, quindi lui si è informato subito su quello che sarà il decorso della malattia e certe cose le vuole evitare, però vuole viverla fino in fondo da uomo, e secondo me questo è quello che va salvaguardato. Non va affidata a una procedura che dice fin qui può vivere, dopo no, perché ogni individuo vive la malattia in maniera diversa, quindi va trattato in maniera diversa. Io penso che la misura con cui uno si guarda è tutto, cioè domandarsi in cosa consisto io, no? Perché l'altro possa vedere in te una consistenza diversa, no? Però l'altro è libero, voglio dire, se l'altro si misura pensando alla sua dignità, arriva fino a un certo punto, te non la puoi impedire, ma sulla tua dignità sì, cioè su come guardi te stesso sì, perché se l'altro ha una speranza di cominciare a riconsiderarsi come qualcosa che vale, dipende da come guardi te stesso. Per cui io penso che il primo punto è riscoprire cosa valiamo noi, in cosa consistiamo noi, perché l'altro possa vedere qualcosa di diverso. Perché se anche noi ci misuriamo come gli altri, vuol dire che la nostra vita vale fino a un certo punto.
cioè finché è capace di fare qualcosa. Quando non sarà più capace di fare qualcosa, non ha più la dignità di esistere. Mentre io consisto in qualcosa che mi dà la dignità di vivere anche se non muovessi più niente. E questo, se l'altro se ne accorge, forse è una possibilità anche per lui. E per questo ritorno a quello che dicevo all'inizio, cioè che il problema della cura è come uno guarda l'altro, è come uno guarda se stesso. Perché se l'altro è guardato perché c'è, come diceva padre Weber, cioè perché è un dono, perché c'è indipendentemente da me e indipendentemente dalle sue capacità, io gli devo solo voler bene fino in fondo, fino a che è possibile. Poi è chiaro, è la libertà dell'altro, io non la posso legare. E l'altra cosa è che attraverso le leggi non si educa, quindi non è che possiamo pensare che se passa una certa legge noi siamo tranquilli e se ne passa un'altra non siamo tranquilli, perché il problema è culturale, di concezione, per cui cioè, non è, cioè, noi si può fare una battaglia legislativa, ma se nella cultura il sentimento è diverso, quindi la battaglia dobbiamo fare su di noi innanzitutto, su di noi e i nostri amici più vicini, perché riconquistiamo questo sguardo su di sé innanzitutto come qualcosa di donato.